Con un aggiornamento in rollout in queste ore, WhatsApp sta introducendo la funzione storie. Andiamo a scoprire come possiamo spiare i nostri genitori e come i liberi professionisti possono farsi pubblicità grazie a questa nuova funzione. Dopo Snapchat, Instagram e Facebook, anche WhatsApp ha deciso di aggiungere questa funzione, che però su WhatsApp potrà comportare dei rischi ben diversi. Infatti, mentre se sugli altri tre social network bisognava accettare l'altra persona per avere questo scambio di contenuti, attraverso WhatsApp basterà avere il numero salvato nella rubrica, perciò una maggiore diffusione di quelli che sono i nostri contenuti. Infatti, se ci andiamo a pensare, la rubrica contiene una serie di numeri personali che magari gli altri social network non hanno. Andiamo a pensare a tutti quelli che possono essere i familiari, a tutti quelli che possono essere i clienti, appunto, per i liberi professionisti. La maggior parte dei liberi professionisti ha tra i propri contatti di rubrica i propri clienti. Per questo motivo, questa funzionalità può avere degli aspetti sia positivi sia negativi. I social network ormai sono in uso anche tra gli over 45, perciò anche da quelli che sono i genitori dei ragazzi di oggi. Perciò magari anche questa funzionalità potrebbe cominciare a prendere piede tra appunto gli over 45 come gli altri social network. E chissà che allora non si arriverà a un punto dove saranno i figli a controllare i genitori attraverso queste funzioni. O magari dopo una nottata brava con gli amici saranno i genitori a scoprirlo proprio tramite questa applicazione. Infatti, nonostante WhatsApp avrà a disposizione la funzione di scegliere solo a chi condividere questi contenuti, sarà veramente complicato andare a pensare a tutte quelle persone che abbiamo in rubrica, zii, parenti, nonni, genitori, tutti gli amici dei genitori. Come facciamo a ricordarci tutti i numeri da diselezionare ogni volta? Per cui bisogna stare veramente veramente attenti a questa funzione e secondo me questo sarà un forte limite per la funzione storie su WhatsApp, che è chiamata dall'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, Stato. O magari questa funzione potrà essere utilizzata dai liberi professionisti, da chi possiede un'azienda, un negozio, o tutti quei liberi professionisti che hanno i propri clienti tra i numeri salvati in rubrica. Potrebbe diventare una nuova pagina Facebook, un nuovo profilo Instagram, a disposizione di chi vuole pubblicare un contenuto senza però doverlo pagare. Infatti sappiamo bene come Facebook o Instagram applichi dei filtri a chi vuole sponsorizzare qualcosa e bisogna pagare se vogliamo raggiungere il 100% delle persone che hanno scelto di seguirci. Con questa funzionalità non sarà più così, perché tutti quanti potranno vedere le nostre storie. Come ogni tecnologia, anche questo ha dei grandi lati positivi e dei grandi lati negativi. Ma oltre a quello che deve essere l'uso attento di questa nuova funzione, bisognerà vedere come si evolverà la situazione, come verrà presa dai clienti questa nuova funzione, dagli utilizzatori, e come WhatsApp riuscirà ad integrarla nel proprio client di messaggistica. Infatti, se avrà una larga diffusione, bisogna stare veramente molto attenti a quello che si mette, questa volta ancora di più, sul mercato di tutti quanti.